problemi economici che sta vivendo il mondo in questo momento non sono semplici, e quello che colpisce è la fragilità e la incapacità delle classi dirigenti di far fronte a questa situazione. Quello che sembra prevalere troppo spesso, in particolare l'Italia, è l'egoismo generazionale, che ha pensato soprattutto a chi oggi è adulto e non ha pensato al futuro, e quindi occorre ripensare il modello di sviluppo, perché quello che c'era è finito, è fallito, e se ne può e se ne deve creare un altro, io mi auspico anche migliore di quello che è passato.